tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui con un tutorial per creare questa base viso, è la base viso che io faccio di solito abitualmente. Siccome ho notato che nei miei tutorial non faccio mai vedere come faccio la mia base, ho deciso di fare proprio un video apposta su come realizzo la mia base, le tecniche che uso io su di me e come realizzo insomma tutto quanto. Vi lascio il video, non mi voglio dilungare troppo, un bacio grande e andiamo ad iniziare. Come primissima cosa vado ad applicare sul mio viso totalmente pulito, non c'è niente, un po' di primer. Come secondo step vado a mettere un po' di correttore verde sui punti diciamo rossi del mio viso. Il verde è un colore che neutralizza tutti i punti rossi che magari uno ha al viso, come possono essere brufoli o macchie. In questo caso io ho di macchiette qua e là e un bellissimo brufolo qui, quindi vado a metterlo. Io uso una spugnetta per andare a tamponare il colore in questa maniera qui. Come secondo step vado a mettere il mio fondotinta. A questo punto vado a mettere un po' di correttore sotto le occhiaie e nei punti dove voglio andare a illuminare il mio viso. Io uso una spugnetta ma va benissimo anche un pennello. L'importante quando mettete il correttore è di tamponarlo, mai di andare a strisciare. A questo punto applico un po' di polvere libera minerale sui punti dove ho messo il correttore, questo per andare a fissare ancora di più il mio highlighting. A questo punto inizio a fare un po' di contouring, non uso diciamo, un bronzo, una terra in crema, non uso un in polvere perché su di me applico un contouring scuro, quindi la questione delle ombre lieve, non ne faccio molto, molto marcata perché mi piace su di me mantenere un viso comunque abbastanza tondeggiante, ma è una scelta perché poi dipende sempre da viso a viso, non siamo tutti quanti uguali e anche il fatto del naso, io un po' lo enfatizzo ma c'è chi lo vuole allargare, c'è chi lo vuole diminuire, adesso poi dipende dai casi. Applico il bronzer a partire da questa parte qua, per capire bene qual è, potete fare così, il pesciolino. Questo qui. E con movimenti circolari porto verso il basso il bronzer e vado anche sotto questa parte qua, dopodiché lo porto anche le tempie. È importante praticamente mettere il bronzer nel contorno del vostro viso in modo tale che si uniformi perfettamente e che non ci siano buchi bianchi qua e là. Metto il mio blush. Thank you.
adesso vado a mettere un po' di illuminante e lo metto qui sul naso, arco di cupido, mento. Per dare un effetto ottico molto 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 bello. Lo vado a mettere anche qua, proprio sullo zigomo alto. Dopodiché mascara. Benissimo. Questo qui è il risultato finale. Non mi sono truccata gli occhi, ho messo soltanto il mascara e un lucido labbra e basta. Questa è la base che io faccio praticamente sempre quando devo uscire. È un pochino lunga, ma neanche troppo. Secondo me è una buona combinazione, anche perché rende veramente l'incarnato abbastanza omogeneo, con un qualche punto luce nei punti giusti, e secondo me è perfetto. E ovviamente l'highlighting, il contouring nel viso è una cosa abbastanza personale, perché dipende tantissimo da che tipologia di viso uno ha, dalla forma che uno ha, se vuole allargare oppure se vuole stringere una parte o meno del suo viso, come il naso, come magari il viso stesso. Tutto qua. Io spero che questo video qui vi sia piaciuto e che vi sia utile. Come al solito, giù nell'info box vi lascio l'elenco di tutti i prodotti che ho utilizzato per creare questa base trucco. E niente, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, un commento, e se vi va iscrivetevi al canale. Io vi aspetto alla prossima. Un bacio grande.